Ciao, in questo video vedremo come funziona il simulatore di circuiti all'interno di Iseeda. Per poter usare il simulatore bisogna cliccare su questo tasto Change to Simulation Mode. A quel punto qui vedremo questo sim qui apparire e cambieranno anche i menu a lato, infatti qui appare uno Spice Library, prima invece c'era solo Library. Il simulatore di circuiti usa l'ETSpice, per chi non lo conosce può andare a vedere i miei video fatti anni fa su questo simulatore professionale. Qui è stato un po' aggiustato con tool più pratici che adesso andremo a vedere. Io ho già creato uno sheet nuovo, se no basta fare file new schematic. Troveremo in più nei common library questi strumenti qua e anche questi altri, diciamo, adattati per la simulazione. Infatti, ad esempio, anche il potenziometro ha la caratteristica di percentuale. Questo è il multimetro, l'oscilloscopio, generatore di segnali, un wattmetro, un analizzatore di stati logici, il generatore che può essere in DC, sinusoidale, impulsivo, esponenziale, eccetera, eccetera. Un generatore di corrente costante, anche qui si può cambiare tipologia. Penso siano dei trasduttori di corrente, un motore trifase, dei diodi. Il LED che è diverso dal LED che abbiamo visto prima, perché questo LED ha la possibilità di accendersi e spegnersi, dei componenti con all'interno il modello della simulazione, dei trasformatori ed altre cose, l'interruttore, il quarzo, la lampadina, il display. Mentre invece nello Spice Library, cliccando su Spice Symbol e System, avremo la possibilità di cercare qui il componente oppure andarlo a cercare per tipologia analog. Ad esempio dentro tutti i capacitor, tutti gli induttor, trasformatori, ho già dei trasformatori fatti, transistor, ho già dei transistor pronti per la simulazione. Questi vengono proprio dal costruttore, ad esempio, dove c'è scritto il costruttore, e il costruttore che ha dato a disposizione dell'ETSpice le caratteristiche del componente, quindi la simulazione sarà molto perfetta per tipologia di componente e così via. Ho componenti digitali, amplificatori, power, regulation, c'è di tutto. Faremo, diciamo, la simulazione come avevo fatto nel mio primo video, quindi un generatore di tensione continua, che è questo, da 10 volt, tre resistenze. E faremo un semplice partitore. Le resistenze andiamo a vedere che l'avevo aperto prima, 100 ohm, così lo facciamo pari pari, 100, ricordate, per chi ha visto il video su ETSpy, la terra sempre, il GND. Tiriamo fuori la simulazione, qui probe 1 e probe 2. Vediamo se si possono rinominare. Penso di sì. Proviamo TP1, TP2. Ok. A questo punto bisogna salvare e avviare la simulazione da qua. Se il server è disponibile, ok, è disponibile. Ci dà subito la simulazione. Con le tensioni sono 6,66 e 3,32, sono le tensioni che si formano qui. Questo qui è il tempo della misura, che qui arriva fino a 12, parte da 0, prendiamo un po', sì, è giusto, 10 millisecondi. Questo lo chiudiamo. Adesso facciamo un'altra cosa, anziché i test point prendiamo gli strumenti nuovi che ci mette a disposizione Iseeda, tipo il multimetro. Mettiamo due multimetri, mettiamo i main a GND, mettiamo fuori le nostre due misure. Qua. Salviamo e andiamo in simulazione. 6,66 e 3,33.
Perfetto. Per sapere quanta corrente passa attraverso i componenti, qui non ho, almeno io non l'ho trovata, la pinza amperometrica. Quindi devo per forza usare un multimetro e metterlo in serie qua. Quindi prendo un multimetro. Il multimetro ha la caratteristica tipo voltmetro o amperometro. Zero 33 ampere. Poi ho l'oscilloscopio, che possiamo vedere, è lui. L'oscilloscopio lo mettiamo qui, magari cancelliamo questi qui e usiamo l'oscilloscopio. In meno colleghiamo qui, igiene di, lo mettiamo qui e questo qui lo colleghiamo qui, questo qui lo possiamo fare anche più piccolo e tanto è la caratteristica del generatore. Salviamo. Ogni volta che si aggiunge un componente bisogna salvare, se no il simulatore c'è il rischio che faccia cose strane. Questo arriva dall'oscilloscopio adesso, è la stessa cosa delle prove prima, però abbiamo una cosa nuova. Se si clicca sull'oscilloscopio ho un viewmeter. Qui ho 200 millisecondi, perché io ho simulato per pochissimo tempo, quindi eccolo qua. Quanto ho fatto di simulazione? 10 millisecondi. Quindi andiamo così, ok. E questi sono i miei due canali. Per andare a vedere la tensione che c'è, io prendo questi qui che sono i due marker, T1 e T2. Il T1 è questo sopra, quindi canale A 6,66 volt e canale B 3,33 volt. È chiaro che in continuo ha poco senso sta cosa, però se ci fossero delle forme d'onde alternate si vedono molto meglio. Poi c'è un analizzatore di stati logici, qui adesso non ci sono stati logici che cambiano, però possiamo vederli. Generatore di segnali. Ok, togliamo questo e ci mettiamo questo qui, anche lui. Ci mettiamo. Lasciamo l'amperometro in serie, vediamo cosa succede. Ok, questo qui genera un'onda sinusoidale, perché c'è possibilità di generare onde triangolari, rettangolari, 1 kHz, 100 millivolt, facciamo così, 1 volt, no, 10 volt come prima, 10 volt. Andiamo in simulazione. Ok, adesso qui ho le due sonde, ci sono due livelli diversi, quello che succede sulle due resistenze. Questo per farti vedere il meter, eccolo qui, canale A e canale B. Se questo qui lo sposto, ok. Quello che succede sulle due resistenze. Qui posso modificare, fare ad esempio un'onda triangolare, fare la simulazione. Io ho l'onda triangolare, non più idem con l'onda quadra. Diciamo che le cose più importanti le abbiamo viste. Ora state a giocare con i circuiti reali.
Buona simulazione. Ciao.